Allora, programma di oggi. Dove si ritorna oggi, Ivane, finalmente? In? Oggi si torna finalmente in piscina. Non ce l'avevamo ancora iscritte e non sono riuscita ancora a portarti in piscina. Ma finalmente ieri ho chiamato e ti hanno trovato un posticino per con fare le mie amiche. Esatto, per fare lezione insieme alle tue compagne, come l'anno scorso, vero? E io ho un programma con Ani. Buongiorno, cucciolo. Cosa facciamo io e te mentre Vanessa oggi va in piscina? Andiamo a sostituire quel gioco doppio che hai ricevuto al tuo compleanno e compriamo un giochino nuovo. Ma nel frattempo scegliamo anche il giochino per un tuo compagno che compie gli anni settimana prossima. Sei stanca, amore? Tanto, vero? Si vede. Dai, che adesso vai a scuola e ti svegli un po', ok? Hai freddo? Ancora? Gioia. Quindi ragazze, buona scuola e Vanessa, tu quest'anno farai piscina alle 5, quindi appena uscirai da scuola ti porto uno snack velocissimo, lo mangi e vai a nuoto, va bene? Poi mi partite lo zaino. Eh sì, è vero. E in una cameretta su, Cosa devo prendere oltre allo zaino? C'è già tutto dentro? Anche l'asciugamano per i piedi, tutto? Va bene. Bene ragazzi, le bimbe sono a casa, io sto aspettando un'amica che mi fa la brasiliana, quindi li vedete questi capelli gonfi, crespi? Da oggi non ci saranno più finalmente, anche se un po' mi dispiace perché a me piace molto la permanente, mi piacciono i capelli ricci, ma effettivamente erano troppo crespi. Ho preso le briochine da mangiare, facciamo una super colazione con la mia amica e poi si inizia il trattamento ai capelli. Finalmente oggi Vanessa ricomincia nuoto e ci teneva tanto, non sono riuscita a iscriverla però nei mesi precedenti per dei motivi nostri familiari e oggi finalmente ricomincia. 2000 years later. Eccomi qua ragazzi, stiratura fatta, mi piace? Stamattina Vanessa si è arrabbiata quando gli ho detto che avrei fatto i capelli lisci perché mi ha accusata del fatto che cambio sempre. Le ho detto, ma nella vita bisogna cambiare, siete d'accordo con me? Secondo voi bisogna essere sempre uguali? Ogni tanto bisogna anche cambiare? Comunque, ho stirato i capelli, spero che vi piacciono e zaino per la piscina di Vanessa pronto. Vado a prendere le bimbe e portiamo Vanessa in piscina. Ben arrivate bimbe da scuola. Hai mangiato la briochina adesso, tu? Adesso poi accompagniamo Vanessa che è qua vicino. Andiamo a prendere a casa la mangiare. Sì, anch'io sto morendo di fame che oggi stamattina ho fatto... Siamo fuori dalla palestra, finalmente Vanessa si ritorna a nuoto. Allora, ascoltami, adesso ti lascio qua, tu entri da sola, ti prepari, okay. Tanto c'è anche Giorgia. Però poi quando, tra un'oretta, quando finisce la lezione, vengo dentro anch'io, okay? Così ti aiuto un attimino per lavarti. Ciao. Ciao amore, buona lezione, divertiti. Stai attenta in acqua, sempre. Sì. Oh amore, abbiamo lasciato Vanessina e adesso ci prendiamo una super merenda? E che cosa vuoi? Io mi mangerei un pollo intero, sono proprio affamatissima. Che cosa stai comprando? Hai già preso due pacchi di brioche, uno e uno due, non piace, e gli ovetti. No, perché mangi troppo cioccolato. Anastasia! Andiamo! Arriva la finale! Dobbiamo andare al Toys, guarda che poi facciamo tardi che dobbiamo prendere pane. Vieni qua che io non ho scelto ancora niente, ho fame. Cosa? Mangiamo l'anno Questi scorso. Sono buoni, li puoi portare anche a scuola come merenda. Posso portare a scuola di merenda? Sì, mangiamo l'anno prendi. Scorso erano buonissimi. Sì, questi sì. Quasi quasi li mangio anch'io come merenda adesso, come snack. Vediamo. Possiamo andare? Dai signorina, una bottiglietta d'acqua e andiamo a fare merenda in macchina. Dai, te lo dico no, sempre perché dei gelati. Dobbiamo andare al Toys. Ma te lo dico sempre dei gelati. Mi ascolti, ascoltami. Dobbiamo andare al Toys e i gelati si sciolgono. Questi Ma li prendiamo domani. Domani mattina gelati. Te li compro io. Dai. Te lo dico sempre, capito amore, ma si sciolgono, i gelati vanno messi subito in frigorifero. Non abbiamo tempo, dai Ani, che facciamo tardi. Ok amore, merendina veloce e andiamo al Toys che sono stanchissima. Ti affamate. Tieni questo sacchettino tu che così andiamo a cambiarlo. Vieni che siamo arrivati al Toys. Chi hai visto? Oh che bello. Ma adesso entriamo, vedi quanti giochi che ci sono. Ma tu sei venuta con me l'altro giorno.
Quando abbiamo scelto il regalo per la Vane, era 2 giorni fa. Allora, Ani, fammi vedere cosa hai scelto lei al posto. E un altro giorno poi prendiamo questo. No, cioè... magari glielo chiediamo a Babbo Natale. È vero, ecco, che ormai arriva Natale tra poco. Sì, è vero. Quindi sei contenta di questa bambola? Non vuoi guardarti un po' intorno e vedere che cosa ci allora, può essere? Questa bambola come si chiama? È la sirenetta. Quella sotto i Trilli. Guarda, questa. Quelle Trilli e lei è Minnie. Quella allora, che hai scelto lei tu. Lei ha gli occhiali, pure lei gli occhiali. La... Allora no. Lei ah sì, occhiali. Allora Minnie ha... Lei ha la cremina e Minnie ha... Il cerchietto. Il cerchietto. La macchina fotografica. E una bottiglietta d'acqua. Ecco. Allora, io a me mi piacerebbe Minnie. E lo so che a te piacerebbe Minnie, ti conosco bene. Però la sirena, anche la sirena è bella. C'è anche il cappello. Sì, guarda che... Però il ascolta. Il Minnie, no vabbè, prendiamo Minnie, anche le scappette con il fiocco di Minnie. Ma è stupenda. Guardate. Io appena l'ho vista, ho pensato subito a te. Ok, no, prendiamo lei. Prendiamo lei? Dopo adesso c'è Emmo per il mio compagno. Cosa pensi che gli possa piacere? Ma ti al Tommy. Cosa... Allora, qua ci sono cose da femmina. No? Sì, amore. Sì, direi di sì. Ma non che bella, c'è una da maschio? Ah, qua. Non gli hai chiesto niente? Non gli hai chiesto niente al Tommy? Cosa gli potrebbe piacere? Mi sono dimenticata. Guarda, abbiamo optato per questa. Pensi che gli possa piacere? Mm-hmm. È bella questa, sì, vero? Sì, prendi la punta. Mm. Io giocherò anche con tuo fratello. Ce l'ha. Guarda che lui è figlio unico. Pensaci bene. Sul cartellone a scuola il Tommy è figlio unico. Mi sembra di sì. Uh-huh. O no? Buono, lo so. Hai visto, amore, quante ce n'è? Sono tutte bellissime, ma siamo state bravissime a scegliere tutti la stessa. Questa. Allora, a me piaceva di più questa, viola, questa qua, lilla, Vanessa, questa qua, unicorno. A me invece mi piaceva di più questa e questa, perché le tutte sono carine. Hello Kitty? Sì, ma gli occhi delle altre sono più belle. A me Hello Kitty non piace tanto. Senti, ma guarda dietro di te che bambole che ci sono della la Nancy. La Nancy tennista, la Nancy parrucchiera, la Nancy che va in Vespa, la Nancy fashion, questa qui, questa va. Prendiamo lei e portiamo questa. Abbandoniamo Minnie? Sei sicura? Ma no, dai. Bene. Cosa abbiamo deciso? Di lasciare tutte queste e prendere lei e la, Palla delle Cry Baby? Sì. Cosa c'è dentro la palla delle Cry Baby? Una Cry Baby? Una Cry Baby piccina? Mi e ti piace di più? Okay. Sei contenta così? Uh-huh. Va bene. Vieni di qua, amore, da là non si può andare. Amo, andiamo a casa? Che è ancora presto per Vanessa? Va bene? Sono stanchissima. Tu sei stanca? Io sono veramente stanca. Oggi non connetto più. Ora siamo tornate finalmente a casa. Adesso portiamo tutti i sacchetti che abbiamo e anche gli zaini, perché non li abbiamo ancora portati a casa, dentro, e aspettiamo l'orario per andare a prendere la Vane, ok? Ma sonno. Anch'io un po' di sonno, però mi raccomando, Vane, non ci dobbiamo addormentare, ok? Ci dobbiamo tenere sveglissime. Oh, finalmente a casa, che giornataccia oggi, veramente. Anastasia, sono veramente stanca. Io non mi sono arrivata in casa, ma che bellissima. È bellissima. E anche questa. Wow. Ok. Oh, mamma mia, che giornataccia. Pensa, Ani, che per fare questi capelli oggi ci ho messo 4 ore. Quindi ho finito tardissimo, dovevo ancora lavorare e poi stendere, fare un sacco di cose. E tu invece oggi a scuola cosa hai fatto? Tante cose belle. Ma veramente? Abbiamo pinturato sotto la tempera. Ma che bello! E abbiamo fatto l'albero dell'autunno con le foglie e la tempera. Che bello, Anima, quante belle cose! Vero, guarda! Io so,
dobbiamo andare a prendere Vanessa. Ani, dobbiamo fare in fretta, mamma mia, ma ci siamo addormentate come due polle, porca miseria. Chissà quella bambina dov'è con questo buio. Oddio, speriamo che sia tranquilla. Ani, io non la vedo, sono nel parcheggio ma non la vedo. Vediamo se è qua. Vabbè, non c'è. Niente, Ani, io non la vedo, io non so più dove guardare. Siamo qua nel parcheggio ma non la vedo. Io non... Ma dove? Ma dove? Vane, ma dove eri? Madonna. L'hai lasciata lì. Ma amore, scusami, ci siamo addormentate come due polle. Ma sei riuscita a restare un po' con gli altri? Sì. E poi sono andate via. Sono dovuti andare via perché dovevano studiare. Amore, scusami, ti chiedo scusa. Sali che avrai freddo. Amore, ti chiedo scusa. Ti sei spaventata? Un po'. Ti chiedo scusa. Siamo uscite e siamo tornate a casa. Mi sono addormentata come un pollo. Non me ne sono accorta. Scusa, amore. Andiamo a casa a mangiare. Valina. Amore, ti chiedo scusa. Veramente perdona. Mi stavi morendo di fame. Cosa stai mangiando? Una briochina. Non l'ho fatto apposta. Va bene. Lo sai come sono, che non farei mai una cosa del genere. Ti chiedo tanto scusa. Non succederà mai più. Va bene, amore. Spero tu non ti sia spaventata troppo, però mi sono spaventata tantissimo io. Oltretutto c'era un traffico bestiale e non riuscivo ad arrivare. Cosa, Vane, non succederà più?